Allora, sono stata anche con gente veramente maleducata, ma maleducata, ma proprio senza rispetto. Sì. E non mi ha fatto piacere. Però, in questo non farmi piacere, me lo sono fatto piacere perché mi ha aiutato a crescere, cioè mi ha aumentato la forza, questa corazza che tu dici, che parlavamo prima. Aiuta. Aiuta nei momenti più duri, un po' più difficili, quando sei nel caos. Cioè, quei momenti lì in cui non ti hanno mai fatto parlare, non ti hanno mai fatto respirare, non ti davano ragione, a me hanno aiutato, aiutano tuttora. Amici del Mundialito, benvenuti a una nuova puntata di Passa dal Mundial, nuovo ospite, nuovo amico che passa a trovarci, che ringrazio per passare a trovarci. Noi continuiamo naturalmente a ringraziarvi per tutto il supporto, tutti i ringraziamenti che ci state dando per quello che stiamo facendo. Vediamo che ci state seguendo in tanti su Instagram, su Facebook, su Spotify, su YouTube. Vediamo che in tanti vedete e ascoltate i nostri podcast. Tanti ci guardano, ma non ci seguono ancora, quindi l'invito è attivare tutte le campanelle possibili, iscrivervi. Quindi a continuare a darci supporto sia positivo che negativo perché abbiamo davvero bisogno di tutti. Dicevo, ringrazio l'ospite che ho qua perché passare, accettare un invito non è mai facile, quindi sveliamo subito di chi si tratta, anche se lo sapete già perché l'abbiamo già svelato nei giorni scorsi. Dal Mundiale è passato Ale! Che mi date l'occasione di espormi, di dire ciò che penso su qualcosa, Perché non è mai facile. Allora, perché non è mai facile. partiamo da questa cosa, nel senso che cioè accettare di mettere la propria faccia ovunque, no? Voglio dire, in qualsiasi contesto, non è mai una cosa facile. Quindi uno da fuori può vederla come un ma sì, può essere Ma una dipende che cosa. faccia, Certo, importante. però questa cosa che dici tornerà perché so bene che tipo di persona sei. Quindi, vabbè, io vorrei partire semplicemente chiedendoti se va tutto bene. Cioè, Sì. se sei in un buon periodo adesso, come Allora, va stai? bene, sai che ho avuto un problema al polmone poco tempo fa, niente di grave, tutto risolvibile. Paio di controlli, ma va tutto bene. Per il resto, casa, vita sentimentale, mi manca un po' il calcio, visto che siamo nel tema. O meglio, a settembre mi è mancato tantissimo, ma tantissimo, proprio un vuoto, classico vuoto, dici arrivi alle 8 di sera e dici cosa fo? Perché praticamente è la prima È il primo stagione anno. in cui non parti, o comunque che non. Bravo. Arrivi alla sera e dici cosa fo? Alle 8 di sera e a settembre, sai che inizia la preparazione. O il martedì, cioè finite le preparazioni, inizia il martedì, o il mercoledì, il venerdì, 2 giorni di allenamento, che ti manca qualcosa, dici, sei a casa con la E televisione, adesso? se no esci, vai a fare il giro. Sofferto perché, e anzi ti dirò che a volte sento ancora questa mancanza, perché è una cosa che giocando da anni, facendo sempre 2 o 3 settimane di preparazione fissi, 2 giorni, 3 a settimana che ti portano via 3-4 ore al giorno in quei giorni. Manca, Sì, manca, c'è un vuoto da riempire che non è poco. vero, è vero, è vero, l'ho provato anch'io, e anche perché, non so se anche per te è così, arrivi ad aprile, a maggio che sei bello cotto, tutti gli anni, no? Quando finisce l'anno, no, non pensi, dai, dai che ripartirà, pensi Anzi, meno male che è finito. ti dirò di più, mentre giocavo avevi sempre magari la fidanzata che diceva sei sempre impegnato, non ci sei mai, e la risposta è adesso finisce il campionato, Andiamo a fare le gite. si fa tutto quello che vuoi, facciamo, disfiamo. Ma ora è
Cioè, ora, da settembre ad ora, ho sentito tanto, tanto, tanto la mancanza. Tanto. Resta un vuoto, cioè lo sai, anche te hai smesso, penso che il primo anno è stato brutto, Sì. eh. Cioè brutto, non brutto, però Sì, quello. ti cambia qualcosa dentro, perché più che altro, a parte non avere più la cadenza, come dici te, dell'impegno settimanale, è comunque uno sfogo importante, no? E soprattutto mancano le persone, Sì. perché quando hai la 20-22 persone che ti assorbi, ti godi, ti fai in quel mese di preparazione, durante gli allenamenti. Quelle persone mancano, sono 20-22 persone che ti mancano. Cioè non sono amici, sono conoscenti, sono persone con cui hai a che fare per 8 mesi, quant'è il campionato? 6 Sì, mesi? praticamente Più o con le meno, preparazioni arriviamo a 10 mesi, eh. però questa cosa è molto interessante che dici perché fa capire quanto prima di tutto il contesto dello spogliatoio in uno sport di squadra è condivisione, no? Assolutamente. Quindi è una cosa che magari mentre uno sta giocando la trascura un po', ma è la prima cosa che senti quando non giochi più. Manca proprio quell'aspetto lì prima dell'aspetto agonistico del campo vero e proprio. E soprattutto te lo fanno notare. Sono Sì. persone che te lo fanno notare, cioè a me sono arrivati messaggi da persone che guarda, non me l'aspettavo. No, perché hai smesso? Dai, come facciamo? Manchi. Ragazzi che mi dicono, manchi nello spogliatoio. Fa piacere, no? Fa piacere, ma allo stesso tempo fa un po' male. Sì. O Beh, anche l'annata che mi sono fatto con la CSI, c'è cioè lo stesso Carletti, Tinelli che mi hanno tirato pazzo, pazzo, pazzo. Io ho tirato pazzo loro. Tuttora. Vedi per strada, cioè, guai, 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 guai. E fa, sono cose che fanno piacere. E esatto. mancano, quando smetti di giocare, mancano. Mi dai un po' l'assist in questa cosa che hai detto, del fatto delle persone che ti scrivono, che manchi, eccetera, perché io ti ho sempre ritenuto come tu sei una personalità molto forte, cioè probabilmente tra quelli che conosco sei davvero forse uno dei top 3 di quelli che non ha filtri quando c'è da dire qualcosa. Vero. Dici quello che pensi. Forte. Naturalmente, dicendo quello che si pensa, non si può piacere a tutti. Non si può Assolutamente. piacere a tutti mai, quindi figuriamoci se si dice quello che si pensa. Eppure, sei davvero una persona che all'interno del contesto del paese, perché poi fuori non lo so, sei voluto bene davvero da tanti. Vedo anche al bar, no? Hai un certo tipo di approccio nei confronti della gente, subito, deciso, diretto, Diretto. però ti vogliono bene in tanti. Quindi Sì. questo è un lato della tua personalità. Che è vero, Jaco, cioè, allora, c'è il pro e il contro, no? Perché a volte vieni visto un po' male, a volte vieni visto bene, a volte chissà, cioè io dico sempre che in fondo il buono, il bene esce sempre, ok? Per quanto magari sei diretto un po', a volte un po' senza filtri, come dici te, o magari stai facendo qualcosa di sbagliato, ti dico... A fa, lo stai facendo, buono, cioè, te lo dico magari tu mi dici, cavoli tuoi. E mi faccio cavoli miei, però io te l'ho detto. Secondo me è sbagliato. E lì passi per quello che, Sì, come dici te, troppo cioè, diretto. esatto. Però se conosci bene la persona, perché è successo, potrei farti esempi Infiniti. infiniti, ma veramente infiniti. In cui vado anche a litigare, discutere, proprio per questa roba, no? Capisci? Sì, e io l'ho sempre pensato così, cioè, allora, non sto dicendo, Scusami, no, no, vai, perdonami. Però alla anzi. fine il buono esce. Bravo, è questo che io Cioè il buono, dicevo. la cosa giusta, anche se l'ho fatta senza filtro diretto, esce. Vero, perché poi, cioè, quello che penso io è che, attenzione, quando dico corazza non intendo che sei finto, anzi, cioè che sotto questa corazza che tu hai nell'essere una persona dura, decisa, diretta con gli altri,
c'è davvero un animo buono in te, cioè vuoi davvero bene a un sacco di persone, e non potrebbe essere altrimenti, perché sennò non così in tanti ti vorrebbero bene, o no? Cioè io sono andato anche contro tante persone, allora si sa che ci sono dei giudizi, cioè tu puoi avere un giudizio magari negativo, no? Non so, esempio di Tizio, hai un giudizio negativo. Cioè io sono andato anche contro queste persone che avevano un giudizio negativo per cercare, per spronare, per continuare a insistere che sbagliano. Però, ma che avevano un giudizio negativo su di te? No, no, anche su altre persone, ah, okay, che stanno sbagliando a fare qualcosa, no? E lì ti dicono, dai, fatti gli affari tuoi. No, sbagli. Anche se non mi chiedono un consiglio, io dico, guarda che stai sbagliando. Però alla fine della fiera devi lasciare, cioè, devo imparare a dire, Ale, lasci di picchiare il naso, che si arrangi. Sì? Però a me fa, cioè, capito, io vedere anche un conoscente, una persona come te o come tutti i ragazzi che vedo, anche quelli più giovani, che stanno sbagliando, mi viene un senso di protezione, no? Di tirarli indietro, vieni qua, spiantalo, non farlo, stai sbagliando, l'ho fatto prima io. Cioè quella corazza che dici tu stra mega, che può anche brillare, può essere la più forte di tutte, cioè me la sono creata, non è che l'ho trovata così in mezzo alla strada. Sì, sì, sì. Cioè io arrivo da generazioni anche più toste di quelle che avete affrontato voi o di quelle che affrontano i ragazzi del giorno d'oggi, che sono molto sempliciotte. Cioè io mi sono fatto di quelle... Ecco, che differenze trovi particolari? Noi abbiamo 8 anni di differenza, quindi è una generazione. 8 anni può essere vista come una generazione, solitamente. Può sembrare. Che differenze vedi in particolare? Ecco, Jaco, puoi prendere tanti esempi, il lavoro, lo sport, la vita, Jaco, al bar. Io lo vedo abissale. Sì. Cioè, quello che ho passato io in gioventù e quello che hai passato te, secondo me, è differente. C'è tanto. C'è tanto. Tu intendi il trattamento? Che sia ti riserva? Al lavoro, sì. Sia al lavoro, sia nello stare in giro la sera, anche perché ho iniziato presto, cioè io uscivo prestissimo di casa, cioè da 12-13 anni potevi girare, scorazzare in giro in bicicletta senza nessun problema la sera. Non è come adesso che ci sono un po' più... Non so se sono soggetti pericolosi oppure sono i genitori che sono più apprensivi, no? Andavo a lavorare, ho iniziato a lavorare prestissimo, d'estate, finita la scuola, via, vai a lavorare. Davi, c'erano i calci nel sedere. Cioè, io sono cresciuto a calci nel sedere. Sin da casa, che fuori casa, a scuola, sbagliavi a scuola, arrivavi a casa e la maestra mi ha detto, cioè, non è che si andava... Le prendevo, hai capito? Non cioè, è che si andava mia mamma, maestra. Mio papà o mia nonna ai tempi quando mi teneva, andava dalla maestra e cosa ha fatto mio nipote o mio figlio? Cioè, no, le prendevo anche da loro, hai capito? Non c'era tempo di andare dal maestro a capire perché. Se il maestro aveva detto così. Al lavoro, cioè il lavoro... Ambiente cantiere, stiamo parlando? In generale, il cantiere, cioè io a 14 anni mi ricordo che andavo a grattare i mobili qua a Castarozzone. Mm-hmm. Non si poteva, però vabbè. Ormai sono... Sono andato a fare anche l'idraulico, ogni anno cambiavo, sai, quello che trovavi, anche perché c'era disponibilità e possibilità di fare tante cose. E niente, sono cresciuto proprio a calcio. Sbagliavi, calcio del culo, ostie madonne. E non si poteva neanche dire... E non potevo andare a casa a dire, ma sono cresciuto così. Oppure proprio nell'ambiente stesso. Provare a far valere le proprie ragioni, perché poi sono convinto che tante volte avevi anche ragione. Assolutamente. Ma non c'era spazio, non c'era tempo per dire ho ragione. Ma guarda, allora sono stata anche con gente veramente maleducata, ma maleducata, ma proprio senza rispetto. Sì. E non mi ha fatto piacere. Però, in questo non farmi piacere, me lo sono fatto piacere perché mi ha aiutato a crescere, cioè mi ha aumentato la forza, questa corazza che tu dici, che parlavamo prima. Aiuta nei momenti più duri, un po' più difficili, quando sei nel caos, cioè quei momenti lì in cui non ti hanno mai fatto parlare, non ti hanno mai fatto respirare, non ti davano ragione, a me hanno aiutato, aiutano tuttora, cosa che non vedo nei ragazzini di oggi, nei ragazzi della tua età che non hanno dovuto affrontare queste robe, no? Sì. Forse la nostra è un po' un'età di mezzo, perché quello che potrebbe sembrare da fuori, io ti ascolto e dico, ok, è cresciuto con questa
tra virgolette, scuola. Quindi io ti faccio questa domanda. Tu dove stai lavorando adesso, domani mattina, beh non domani che è domenica, lunedì mattina ti arriva un ragazzo che ha lasciato scuola, è un ragazzo del 2005-2006, c'ha 17-18 anni, arriva, ok, ha un certo tipo di atteggiamento, chissà come sarà, non lo sappiamo, ma mettiamo che sia un atteggiamento professionale come quello che avevi te, perché io sono convinto che tu avevi un atteggiamento professionale, no? Sì, sì. Ma prendevi comunque i calci nel sedere. Sì. Perché sì, sì, i rifiuti di Raffa te li davano, esatto. Tu ti comporteresti come quelli che ti davano i calci nel sedere perché è stata la tua scuola o Bravo. La totale mancanza di rispetto che hanno avuto nei tuoi confronti che hai provato non la ribalteresti su un ragazzo che di adesso? Questa è una domanda importante, cioè che fa molto piacere. Allora, innanzitutto, come nel lavoro anche nel calcio. Sì. Perché quest'anno... l'anno scorso, due anni fa, i ragazzi giovani li ho sempre tartassati, martellati. Non mi sono mai permesso di arrivare al punto di ostie madonne, calcio nel culo, mai. Dicevo la mia parte e lo stesso farei al lavoro. Non mi permetterei mai di arrivare al punto di ci deve fare questo, pisare del culo, cioè, proprio a quei livelli di maleducazione, perché non sono maleducato. Cioè divento maleducato dal momento che magari mi pesti i piedi o fai il maleducato con me o mi dici qualcosa che non mi fa piacere. Allora lì divento, ti rispondo alla stessa moneta, ma io non sono maleducato. Cioè se mi arriva qua un ragazzetto e vuole giocare, siamo qui insieme, mi fa, vuole qualche consiglio, vuole lavorare, vuole lì a lavoro con me, vuole imparare, cioè io sono il primo, ti do l'anima, ovviamente il dovere, ok, c'è il dovere di, hai preso l'impegno, lo fai, vieni a lavorare, vuoi imparare, l'impegno, fai, ovvio, non è facile, perché pensi che per me è stato facile da giovane, per te è stato facile le prime volte che te ti sedevi là davanti al computer del lavoro che fai? È stato facile, impari. Allora, il punto qual è? Che molto probabilmente nel tuo caso, nel caso tuo e in quello dei ragazzi di oggi, c'è tutto un po' più morbido, siete un po' più rilassati e magari al posto che imparare in un mese come l'ho imparato io, perché magari ci mettete un po' di più. E cioè, posso dire che ha salvato nel... sono un po' più spiccio, cioè il più rapido, un po' più... malizioso è dovuto perché questa fretta di parare con la pressione che magari i ragazzi al giorno d'oggi non hanno, a me ha aiutato. Sì. Servita. Sì, e che poi è una cosa che, cioè, quello che dico io è giusto, perché uno dice, tutta questa pressione, cioè la pressione del fatto di dire ok, qua se non va come deve andare ho un calcio nel culo, ho un'ostiata dietro, cioè ho di tutto e di più, mi porta ad accelerare. Poi non per tutti è così, perché potrebbe esserci il caso di quello che invece si lascia andare. La differenza la fa quanta necessità si ha di lavorare, ovviamente. Poi non so se ai tempi in cui avevi cominciato tu, probabilmente era un periodo in cui era facile trovare lavoro. Adesso era molto facile, era perché molto facile. Ogni... allora, cioè... c'era lavoro, no? E non c'erano queste restrizioni di adesso che devi avere dei corsi. Sì. Cioè, c'erano degli occhi un po' più chiusi, no? Potevi andare a fare qualche mesetto in nero. Dall'artigiano di turno. Dall'artigiano che ti prendeva, di turno, bravissimo. Okay. Facevi, magari andavi a pulire, non so, ti portavano a scaricare, o grattavi i mobili. Cioè, non erano lavori in cui magari ci mettevi le mani o proprio il fisico che potevi a repentaglio, no? La tua salute. E lavorarti così e te la cavavi fuori così, però c'era una gente che era tosta, cioè come arrivavi ti trattavano male, perché? Dico, che è arrivato il pirletto dei 2 o 3 mesi dell'estate, via from, apposta a volte. Esatto. Come ci sono state anche ai tempi miei, quando io andavo a giocare a calcio con il più piccino, c'erano quelli più grandi che ti martellavano, infatti io sono cresciuto così e tutti quelli che mi conoscono lo sanno, io sono cresciuto così. Sono cresciuto con la gente tosta, credo di essere tosto. Ecco, perché poi che ragazzino era Ale?
Bravo. Che ragazzino era Ale? Impegnativo, era un ragazzo impegnativo, era un ragazzino impegnativo. Perché io ero piccolino, no? Questi 8 anni di differenza ci portano a essere, sì, cioè 18, 10, 16, 8, quindi sai, conosci poco. L'unico, cioè il primo collante che hanno le nostre due compagnie è Fero, no? Il Fero, cioè, perché io ho esatto, il fatto di fratello di Fero e tu. Quindi abbiamo questa... Al di là di poi quello che il futuro ci ha. Anche lo stesso Divi con suo fratello. Bravissimo, quindi sono stati un po' i due collanti. Però cioè, Ale era matto quando era in giro in moto da giovane. Ne hai fatte tante. Assolutamente, al di là dell'impegnativo, impegnativo tremendo anche allo stesso tempo. Ingestibile. E ti stavo dicendo che sono cresciuto con queste persone toste. Sì. Toste. Che... nel calcio sono state toste, nel lavoro sono state toste, e dopo quando esci, quando poi diventi così, no, ti resta l'esperienza, la corazza diventa quella che è, ma è il punto, proprio il punto più top, proprio quello che dico è non fare ad altri quello che hanno fatto a te, cosa che a volte viene visto. Cioè, quella, il rimprovero che faccio, che ho, facevo al ragazzetto giovane o che magari farò al lavoro al ragazzetto più giovane, non è quello che hanno fatto a me, è un semplice rimprovero. Non deve venire visto come, mi hai fatto un cazzettone. No, è un rimprovero che ti serve per la tua crescita, per la sua crescita, Cioè, se te lo dico con un modo, non fare così. Sì, è vero, quello è vero. Cioè, cioè, dove sta la mia credibilità, come posso... se sono l'immorbido come che ti metto il cotone in bocca così o non far così. Sì. Cioè, come posso esserlo d'aiuto se non lo spingo, non lo sproni, no? Cioè, quasi diventa impossibile acquisire il rispetto, no? Poi la difficoltà sta sempre, no? Sposare nella maleducazione. Non voglio... cioè, questo è il mio pensiero, Sì. Il mio pensiero è che le persone vanno proprio spronate, lanciate giù nel burrone. Come è successo a me, mi sono arrangiato, perché non è che... sono arrangiato, mi sono sempre arrangiato e mi arrangerò sempre grazie a queste lezioni, cioè spinto giù dal burrone, arrangiati via, mi sono arrangiato. E nel non calcio... è che avevo la corda, vai giù pian piano. No, chiaro, chiaro. La leghi tu la corda, vai giù tu, ci provi tu. Ma nel calcio in particolare ti ricordi di qualche personalità davvero forte, davvero tosta che, cioè, avevi paura solo a stoppare la palla perché dicevi adesso bisogna fare la cosa giusta. Allora, magari voi non so se o te o anche il grande Jack. Allora, noi avevamo Emi Conti, tu hai fatto tempo. Ecco, Emi Conti era tremendo, che spero possa venire un giorno volentieri, a parlare, qua. Perché guarda che ti ho sempre detto, c'era questa batteria qua di Emi Conti, Mauro Filippini. Non mi facevano paura, però erano tremendi, no? Parliamo di quanti anni di differenza da te? E io faccio un po' confusione. Allora, io avevo... Tu sei 86, loro saranno? Io, ecco, calcolo che bene, i miei conti è un 76, okay. Sono 10 anni di differenza. Poi quello di Filippini, di Benedetto, Barber, così non so che tra tutti quello più buono era Barber. Spettacolo. Però io sono cresciuto tipo calcisticamente con anche qua al CSI, con Mauro Filippini, Emi Conti, erano tremendi. E ancora prima c'erano, ho fatto degli straccetti di Donadi, faccio giro ancora la foto là, all'oratorio attaccata via. E persone tremende, Banes. Allora, Orazio io l'ho perso. Me lo sono perso, però anche lì chi si è assorbito Ori, mamma mia. Sì. Lo immagino. Cioè, io me lo sono perso Ori perché in quell'anno lì non ricordo dove sono andato, forse Urniano, non ricordo. Io ho visto Fero, Fabio, cioè in una forma strepitosa. Cioè, era impossibile. E prova te... dinanzi a uno come Orazio di allenatore, no, cioè non corro, è impossibile. Cioè io credo che il Ferro abbia preso 2-3 calci nel sedere da Orazio.
Ecco. O qualche smadonnata sicura. Falla un ragazzino di adesso, uno come Ori. Sì, sì. Sto scherzando. Ecco, quindi siccome tu hai vissuto... Ah, scusa. Scusami, e senza contare Mondialito, visto che siamo nel tema. Cioè io arrivo, vado a giocare a Mondialito con una squadra in frutta secca, ma una squadrettina proprio di ragazzetti di 14-15 anni, con... Pur di prendere il premio della sportività abbiamo chiesto a Massi Panzaghi di giocare. Sì. Perché, e abbiamo fatto tutti i colori per cercare di segnare, di fare anche sorridere la gente. Li abbiamo provati, ma allo stesso tempo giocavamo anche contro, io credo che la più tremenda di tutte sia stata l'Aluver. La squadra di Carlo dell'Aluver, non quella di adesso che... Ripeto, ecco cotone a confronto, cioè ma le botte che ho preso, le legnate, le stangate, provate a dare lì di beh, babe, cioè ne devi tante altre. Giocato contro i sovrappeso, i tempi c'erano, mamma mia, una rogna unica, cioè cosa che paragonate adesso alle squadre di adesso, cioè quelle di adesso sono un fiore, capisci perché io sono cresciuto tosto. I Fretta Secca erano la prima squadra del Mondialito, della prima squadra vostra, giusto? Come? Cioè, i Fretta Secca, dico, sì. è stata la prima vostra squadra. Quindi 14 anni. Sì, cioè... anche perché, quando, se non sbaglio, non so, correggimi se sbaglio, sì. Forse quando ho iniziato io non c'era quella regola dei 16 anni. Esatto, era due anni meno. Non c'era, quindi io ho iniziato a 14 anni. Esatto. Cioè, amici, è presente, mi vedi a me 14 anni, sono stato con quel cavalletto lì magro, manco riuscivo a camminare da quanto ero piccino, a giocare contro un Carlo Aluver, che Carlo Finardi, che uno era che apre le ante, alto, te la orredo, o gente che, cioè presente dove mi buttavano? No, quello è vero, o contro squadre come Mauro Filippini o i miei conti, quindi, cioè quelli quello è vero. E quello che ti volevo chiedere è Quando tu, perché tu hai vissuto due parentesi di CSI, perché hai fatto il CSI, quella quando eri con Mauro, con Emi, così, però poi sei tornato, giusto? Sì, okay. Poi sono andato via. Immagino che hai trovato delle differenze incredibili. Secondo me, adesso, poi mi dirai tu sotto che punto di vista, più oltre a quello dell'essere tosti dal punto di vista, l'impegno, giusto? Lo posso immaginare, cioè adesso è molto più... Posso anche avvisare a 5 alle 8 di non andare all'allenamento, se non ho voglia non ci vado, perché tanto siamo nel contesto CSI, si paga, quindi ho anche diritto a giocare e la natura, insomma, della squadra CSI è anche un po' quella di aggregazione, che però tante volte viene vista come un faccio le cose in maniera non, tra virgolette, professionale. Prima, secondo me, cioè, la differenza principale era dal punto di vista dell'impegno, di come dovevi mantenere l'impegno. Non so se sei d'accordo. Allora, come a inizio discorso, la differenza è anche questa. C'è anche questa differenza, no? Che la differenza di come prendi le cose, la differenza dell'età, la differenza è proprio... Cioè è qua che i ragazzi come me che sono cresciuti così, l'impegno lo portano avanti. Cioè io andavo a giocare anche che avevo la febbre, cosa che i ragazzi di oggi non lo fanno. Non ho mai saltato un allenamento perché a me piaceva lo sport che facevo. Non andavo perché dovevo fare sport. Io andavo a allenarmi, andavo a giocare perché c'erano anche i miei amici, c'erano degli amici. Bella differenza, è per quello, è quella la differenza, Jacopo. È come cresci un po', no? Sì, 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 sì. Scusami. E soprattutto anche, vabbè, quando sei giovane, anche fare sport è un po' educativo, no? Serve. E io questa educazione non l'ho trovata qua. Non qua a Castellazzone non l'ho trovata. L'ho trovata più in altre parti. E non voglio offendere nessuno. No, assolutamente, non offendi nessuno, cioè
non è offendere qualcuno, anzi, siccome la volontà del passa dal Mundial è proprio questa, cioè non voler insegnare niente a nessuno, assolutamente, perché non siamo nella posizione per farlo, ma voler raccogliere un po' quello che la gente pensa, ma che non ha modo di dire, questo può essere un contenitore dove le cose vengono dette. O magari uno lo dice, ma non viene ascoltato. Cioè esatto, bravissimo, bravissimo. E cosa intendi con... cioè, che qua non c'è? Perché si è troppo buoni? No, proprio non ci sono le... cioè, io qua vedo un po' un arrangiarsi. Ok. Ok. Cioè, tu alleni a corte nuova, no? Servizio a corte nuova. Sì. Cioè, vedi... cioè, visto cosa c'è là. Quando tu entri, c'è una persona con una figura... c'è un direttore sportivo presente, c'è un presidente presente. A me è capitato qua allenatori che manco venivano a allenare. Cioè io venivo all'allenamento, io giocatori, non venivano gli allenatori a allenarmi. Senza contare dei presidenti e direttori sportivi, sì. Sono stati, ci sono stati alcuni che nel loro piccolo hanno fatto, sono stati. Ripeto, tua corte nuova, una roba così, che non viene l'allenatore ad allenare, tu sei lì a fare il giocatore. No. Succederà mai o è mai successa? Salvo che, imprevisto, ho avuto un problema veramente serio l'allenatore. Certo. Come ti dicevo prima, io con la febbre andavo a giocare. Sì. E vuoi che l'allenatore non venga. Sì. Quello è verissimo, dal punto di vista del doversi un po' arrangiare. A me, cioè io ho visto entrambe le campane e io devo dire che adesso sono in un ambiente, quello che tu dici a Corte Nuova, è una società che è un po' anomala rispetto a quello che è la categoria, diciamo, che non è offensivo per la categoria, cioè non voglio offendere la categoria. A Corte Nuova sono davvero strutturati bene perché c'è gente, e questo è il punto, perché c'è gente che si mette a disposizione. Questo discorso l'avevo già fatto in una precedente chiacchierata, non mi ricordo se era Angelo o forse con Conti, in cui dicevo che il problema non è che è inadeguato chi c'è, il problema è chi non c'è. Cioè, se quale figure mancano, è perché mancano delle figure, non gli si può dire niente a chi c'è, anzi chi c'è probabilmente fa troppe cose, tappa troppi buchi, quindi tante volte magari si critica chi c'è dicendo però la società va a rotoli perché c'è, no, ma il problema è che quello lì fa quello di quattro persone, comincia a mettere quattro persone, però perché secondo te, adesso magari lato CSI un po' meno, però lato il castello che fa insomma la società, il CSG, non c'è appeal per la società, cioè cosa manca? Perché non si trovano volontari o gente che viene? Educativamente, come può imparare una persona così? C'è un ragazzetto che arriva e vuole giocare a calcio con una situazione del genere, cosa impara? Cioè dov'è l'educazione? Sì, però siamo già al dopo, cioè il prima, perché secondo te perché non c'è nessuno che viene, che tiene il campo, che... si mette a disposizione per fare il magazziniere in un certo modo, cioè vuol dire i magazzini non devono essere... è un po' una questione sicuramente economica. Qui c'è un casino, ma un totale casino tra il comune, la curia, il campo, questo è il mio, questo è il tuo, questo è il suo, che anni che stanno tribulando, non si sa cosa deve fare, cosa non si vuol fare, non si può usare. Non si può usare perché il CSI vorrebbe usare ma non può perché deve rendere conto il comune di là e quelli di là vorrebbero usare e non lo possono fare perché devono rendere conto la curia. Cioè anche qui nessuno osa ma perché non ti danno l'occasione. Per quanto riguarda anche la gestione comunale, non voglio entrare nei particolari, secondo me siamo un po' trascurati. Siamo trascurati. Io vedo sì. È per quello che ti dico che la gente qua si arrangia.
si arrangia, siamo in arrampicata, cioè un po' si prende un po' quello che c'è. No. Economicamente nessuno viene, cioè nessuno prende niente, lo sai, esatto. Non ci sono soldi. Di passione c'è, ma arriva fino a un certo punto, perché poi uno dice, ascolta, devo andare a mangiarmi la pizza, pure il calcio, arrangiatevi, vado a mangiare la pizza, cioè, capito? Sì. Per una volta. Quindi, iniziando così, con l'essere trascurati, con l'arrangiarsi, con gente che prima o poi un po' il tiro lo molla, ti faccio un esempio, il magazziniere stesso, o l'allenatore che fa una roba del genere, educativamente non mi dà niente. Sì, cioè sì. Io sono andato a giocare a calcio in posti in cui c'è gente arrivava 2 ore prima, ragazzi, 2 ore prima, magazzinieri, allenatori 2 ore prima, cioè adesso non voglio fare un vanto a nessuno, ma quest'anno e l'anno scorso Castellozzone, l'unica cosa buona che hanno è il mister. Cioè non voglio fare il, non voglio fare una smilata a nessuno, a nessuno. Oh, ma questo qua arriva lì mezz'ora prima, cioè si porta a casa quello che fa. Cioè io penso che fai anche tu così. Sì, sì, oh, no. Cioè tu arrivi altro, mezz'ora prima. Che altro conosco quello che stai dicendo, perché so che è così, cioè, Simone. Il mister Ribe adesso, cioè anche se è giovane c'ha davanti un mondo. E che è professionale. Anzi, forse proprio per quello. Forse è l'unica cosa che c'è professionale lì, insieme ad alcuni ragazzi, perché non tutti, perché alcuni hanno proprio la passione e ci danno tanto. Non ho bisogno di farti i nomi, li sai chi sono quelli che ci... E tanti vanno tanto per alcuni. Tanti vanno perché c'è la carenza di passione, non gli viene trasmessa, e tanti vanno con un'educazione un po' così. Io invece sempre andato e... Figa, vai a mancare, vai a saltare un allenamento. Ma perché sono stato educato così, con la voglia di mandare avanti l'impegno, no? Anche la... Cioè i palloni... Qua è un arrangiarsi, capisci? È un arrangiarsi, è per quello che dico che qua a Castellozzone mai hanno dato niente. Niente, 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 niente. Niente, devi piangere per avere un calzino, c'è cioè un calzino rotto e devi stare lì a piangere. Questo è un calzino, capisco che... Allora, se non ci fossero, non c'è il calzino, non c'è, siamo una società povera che ha fatica, ma poi si sa che dietro negli angoli sono i calzini da vendere, potresti portarli in Africa e copri tutta l'Africa, tutti i calzini c'era lì, vedi che non è giusto. È giusto quello che dici, e io torno a voler insistere sul fatto che l'appello va fatto a chi potrebbe, ma non fa. Capito? Perché chi c'è, ragazzi, si trova a esserci con i mezzi che ci sono. E chiaro che chi c'è, se potesse avere mezzi più... Cioè, mi dispiace. Sarebbe una persona... Guarda, io ho tatuato il stemma di Castellozzone sullo stinco. Cioè, qui stai parlando con una persona che io amo il mio paese, ma lo amo alla follia, ogni angolo, ogni imperfezione, ogni persona... Guarda, anche quello più disgraziato, anche il più fortunato, cioè a me, cioè, veramente, guai, Però queste robe qua, figo, tutte ste, cioè, quando c'è poco interesse, poca... No, ma perché il discorso è vero, nel senso che poi quando metti appena appena il piede fuori, senza aver bisogno di andare a giocare o allenare in un'altra società, vai a giocare da un'altra parte, in trasferta per dire... Arrivi, entri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 persone organizzate in un certo modo. Un collettivo di 10 persone. E dici, vabbè, ma no, sono andato a giocare a Milano. A Milano, l'Inter. Esatto. Sono uscito e sono andato a Orgnano, Colognola. Cioè, paese, è stato Orgnano, esatto. Colognola, non è che abbia girato chissà che, su via. Esatto. Però vorrei che il messaggio che passi non è tanto di... Cioè, non è che noi siamo qua a criticare dicendo si vuole fare got. No. È dispiacere. È dispiacere in primis per una situazione a cui tutti abbiamo a cuore, perché tutti noi siamo cresciuti giocando qua dai 6 ai, nel mio caso, 23 anni. Qualcuno ha fatto anche di più, perché c'è gente che ha fatto dai 6 ai 30, dai 6 a probabilmente ai 50. Quindi, cioè, è proprio... amore per il contesto in cui sei e dispiacere per il contesto che vedi, che vorresti non essere quello. Gli stessi ragazzi che al CSG non hanno continuato sono andati in CSI, o come il nostro Jack. Sì, è un esempio. Jack ha giocato con me, mi ha vinto il campionato,
Di terza categoria? Terza categoria. Okay. E poi basta, sei venuto più al CSI. E tuttora continua al CSI, si spacca 45.000 gambe, continua al CSI, vai con queste rozzoni, vai con il CSI. Ah, chapeau. Sì. Cioè, è la stessa cosa che ho fatto io e farei io. Punto qual è che a volte sono andato via, ma perché proprio causa un po' questa... ricercavo un po' l'educazione, questa educazione, questa... questo fammi vedere com'è, okay, le altre parti. Giusto, ci okay sta. Vediamo com'è, vediamo cos'è, chi fa meglio, cosa posso riportare a Castelrozzoni. Ok. Tu fuori da Castelrozzoni hai visto Urniano e Colognola come... Urniano e Colognola. Basta, giusto? Urniano per 2-3 anni e Colognola per due. Tra l'altro a Colognola hai fatto la prima categoria. Tra l'altro a Colognola sono arrivato a prima categoria e non ho vinto il campionato, ma ho vinto i... Playoff. Playoff. Vabbè, quindi hai visto un contesto, quello della prima categoria, che è cioè, inizia a essere a metà... cioè della parte dilettantistica, quindi quella che va dalla, mettiamoci dentro anche la serie D, anche se non è dilettantismo, dall'eccellenza alla terza categoria, hai visto proprio la parte sono a metà. E hai notato differenze? Non ho mai praticato una... non ho mai... cioè mi sono allenato un gran tanto, ma non ho mai giocato in prima. Però sei stato 10 mesi in un contesto di prima categoria. Che differenza hai notato particolarmente con la terza? C'è tanta differenza? Allora, la differenza le fanno le persone. Le fanno la società, perché io credo che cioè Corte Nuova si è strutturata per fare la prima categoria. Sì. Okay. Quindi sono le persone, la società, ovvio i ragazzi. Poi un ragazzo, se la qualità del ragazzo arriva lì e oltre non può andare, non è un problema. Ci sono le categorie, come dice Allegri. Bravo. Ci sono le categorie. Scusa, però non puoi, cioè, tutto rispetto, questa persona che va. Sì, no. A malincuore piange il cuore, dove vuoi che vada. Cioè, un esempio, presidente, anche quando c'era l'altro vecchio, nel suo piccolo qualcosa faceva, ma... Sì, no, okay. Certo, così. Il dottore sportivo, magazziniere, c'era una volta il santo Joe c'era una volta, sono riusciti a mandarlo via. Con tutto rispetto anche per chi c'è adesso, uno dei suoi problemi, ma c'era il santo Joe, Cortesi. Tutto teneva una macchina da guerra, cioè, anche se non hai il magazzino, la struttura bellissima, con sui numeri, la maglietta, quelle stupidate lì, chi se ne importa? Però c'era Joe che, Joe, calzettone qua, Joe, ma quando la quarta munizione, la placca la prossima te la salta, cioè, via, gente che ne sa, no? Adesso. Sì, io capisco cosa dici. Ma poi ripeto, tanto di cappello che fino all'anno scorso e quest'anno c'è i ragazzi che anche lì, come ti dicevo prima, si arrangiano. Cioè ragazzi come il Ferro, Divi, Donatelli, Conti, quelli un po' più che sono rimasti, cioè che sono un po' più su, quelli più vecchietti. Si sono arrangiati, sono lì così, ma perché sono arrangiati, sono autonomi, non sanno ormai che funziona così, si arrangiano, si muovono bene. Mister Rive, niente da dire, professionale. Angelo che gli sta dietro, complimenti anche a Angelo, ma il resto... No, più che altro perché è tutta gente che se dovesse domani dire, aspetta, metto il piede fuori da Castello, alzo la mano e vedo chi... Che opportunità ho, arrivano le opportunità. Cioè tutta gente che non è che è qua perché è l'unica spiaggia che hanno. Bravo. Tutta gente che è qua perché ama, cioè sposa una causa per cui ci tiene. Ed è quello il discorso che facevo prima. Cioè qua ci si tiene talmente tanto e dispiace talmente tanto che non si vogliono fare delle elezioni a nessuno, si vorrebbe che le cose vadano diversamente. Ma non meglio. Cioè si può dire quello, meglio. Quello è vero. Cioè, quello... Il CSI. A paragone, cioè, anche vorrei fare complimenti anche a Jackie. Sì, a Jackie. Sì. Perché lui, col suo modo di fare, con la sua gestione, che prima faceva l'allenatore, cioè, lui mantiene una squadra, tiene viva una squadra. Qui c'è una squadra viva che è il CSI. E non voglio fare complimenti, però Jackie tiene viva questa squadra.
economicamente, in passione, cioè non ha mai mollato niente. Cioè, dall'altro di là servirebbe robe come Jackie, che poi Jackie non è perfetto, ok, nessuno è perfetto, ragazzi. Ha il diritto di Ma non Jackie ha esserlo come tenuto tutti. vivo quella, il CSI, cioè ce l'ha dentro, capisci? Cioè non lo ammazzi il CSI, ammazzi Jackie, cioè ammazzi la squadra del CSI, ammazzi Jackie. Allora forse è anche un po' per quello che non si siedono mai realmente ad un tavolo in cui si dice ok, facciamo una cosa unica. Io ho sentito più campane anche anni fa, un paio di anni fa anche Righellini diceva oh, facciamo una riunione perché ci sono dei ragazzi buoni di là, dei ragazzi buoni di qua, facciamo proprio Castelrozzone, no? Però se non si va d'accordo sono cose loro, cioè non Certo. posso far nulla, cioè ripeto, io ho vissuto il CSI, ho vissuto il CSG, CSG sta, ripeto, cioè si arrangia. Si sta arrangiando con quello che ha, con quel poco, tanto che ha, quella si arrangia. C'è CSI, c'è Jackie che lo. Sì. Cioè io gli. Ripeto, faccio complimenti perché ammazzi Jackie, ammazzi la squadra CSI, ammazzi Jackie e viceversa. Cioè, sta in piedi per Jackie, sta in piedi anche per. Cioè, io dico la fede di Jackie, perché la fede di Jackie è Sì, certo. infinita su. Per quanto riguarda, cioè lo vedi là al freddo, lo vedi là al gelo, cioè si è autoesiliato dall'allenare che sa benissimo anche lui che non lo sa, cioè non sapeva Che poteva allenare. lasciare a qualcun altro, certo, è un. Cioè, tanto dico, cioè di là ce ne vorrebbero gente come Jackie, ovvio, però di là, qua, in contesto che c'è sì, è un po' più preso, un po' più fluido, un po' più divertente, diciamo, un po' più divertiamoci. Sempre con la voglia di giocare, perché c'è sempre la passione, ma con la voglia di divertirsi, sai? Ma di là è un'altra roba, no? Cioè, dovrebbe Certo. essere un po' più osti come la. Mamma mia, non mi viene il termine. Cioè, dovrebbe essere la squadra di punta, ma se io guardo è più punta quella del CSI, che la prendo un po' più sul divertirsi. Cioè, a me mi dà quell'impressione lì, no? Che il CSI sia più la squadra di punta. Ho capito. Perché in fede con la gente che ha dentro, cioè, figa, c'è, è di là che manca tutto il resto, no? Manca presidente, manca magazziniere, rispetto per il magico Paolino che io lo adoro, Daniele il Gonghino, cioè, Sì. figa, No, ma da è rispettare loro, anche quello che dicevo perché, prima. oh, anche questi qua, per quanto sia Paolo o Daniele, il loro tempo lo dedicano a delle persone. Sì, cioè, non è dovuto quello che fanno. Non, Poi nessuno. prenderanno il 20, il 10 euro, 20. Vabbè, sta, ma che fanno bene, ma gli diamo anche di più io, cioè chi glielo fa fare? Che poi fanno tanto poco quello. Però tanta fortuna che ci sono, perché Tanto altrimenti ti sono. mancherebbero anche quelle due figure lì. Quindi per quello Ma che tante volte a fuori me un dispiace quando pallone si critica loro, cioè loro non c'entra niente. il campo, cioè, ogni pallone che va fuori, chi va a E prenderlo? certo. Sì. Cioè, in tutti questi anni ha sempre dovuto mettere una persona che va fuori con i palloni. Sì. Ma non facciamo una rete o un qualcosa, ci adattiamo, troviamo delle soluzioni. No, abbandonati se stessi. Capisci perché dico, la gente qua si arrangia. Ma non solo qua nel calcio, anche fuori in paese la gente si arrangia. Cioè c'è un. Mi fa male Sì, sta roba qua. chiaro. Mi mangia dentro, cioè io vedo scene anche oltre il calcio, oltre. Gente buttata lì a se stessa, perché poi anche nei giorni d'oggi, economicamente, è tutto così rosa e fiori, perché c'è gente che ha dei problemi Ah, economici. chiaro, allora sicuramente. Quindi ci sono persone anche là, fuori dal calcio, fuori dal pallone, fuori dall'oratorio, fuori da. Che ha bisogno d'aiuto, Sì, eh. sì. Cioè, è troppo facile dirgli, ti do la casa comunale, ciao, arrangiati. Sì, sono temi belli complicati Sono temi che a me e piace affrontare perché vero? è il mio paese, io adoro il mio paese, come adoro il calcio, e se domani ci fosse, non so, il campo da padel, tanto mi piace il padel, me lo prenderei a cuore anche quello perché è una cosa che a me Sì. piace. Domani c'è il circolino della scopa delle briscole, tu lo prendi a cuore perché a te piace, no? Cioè, piace giocare a carte, cioè io sono così. Sì, è vero, è Siamo vero. trascurati, ci arrangiamo, un po' tutto un aggrapparsi, no?
Non è facile, guarda, su non tutto, è facile, però su tutto bisogna davvero fare sempre una menzione d'oro a chi è presente, secondo me. E perché davvero da fuori è facile criticare. Tante volte mi metto io in primis, perché probabilmente chi ci ascolta potrebbe dire: ma tu cosa stai facendo per sta roba di cui parli? È vero, è vero. Sono il primo a dire che cioè non posso criticare una cosa per cui non ci sono dentro. Posso portare il mio dispiacere, però posso solo dire che ok, se non ci sono dentro è perché sto portando i miei interessi da un'altra parte. Voglio dire, non si può arrivare ovunque. E quindi è quello, forse la... Ma Jaco, scusa, cosa stai facendo tu? Ma quello, uno che fa, e se lo deve far male, è meglio che lascia stare di farlo. Cioè, questo è il mio pensiero, io che sono un amante, mi conosci, cioè, mi hai mai visto in giro me trascurato, trasandato, o con qualcosa tutto scassato, tutto smerdolato? No, non è mai successo, piuttosto... Il giorno che mi vedi così c'è qualcosa che non va. Oppure, guarda, ti garantisco non mi vedrai mai. Io piuttosto che andare in giro e fare qualcosa che non lo so fare, o non mi compete, o non, lo lascio stare. Capisci? Perché dico, non sai fare la gestione, non sai gestire questo. Vai a gestire ciò che ti piace, ciò che sai fare. Non farlo. Perché lo devi fare? Non ti ha obbligato nessuno. Sì, questo, cioè, vuoi gestire una squadra, non sei capace, non farlo, non ti ha obbligato nessuno. Cioè, per quanto... Il problema è che non ce n'è. Cioè, io non vado a fare l'elettricista. Cioè, io non sono capace di toccare i filanzi. Guarda, vedo lì i cavi che partono, sfiammano, scappano dall'altra parte. Non è mia competenza, lascio stare. Cioè, certo. Io sono un amante del preciso, del cercare di tenere composto, ordinato. Cioè, quelle cose qua non mi piacciono. Capisci perché non ho mai trovato questa educazione qua? Perché c'è gente che fa le robe un po' così tanto per... Secondo me è l'errore. Sì, effettivamente, adesso uscendo un po' da questo contesto, devo dire che tu sei particolarmente così. Ti piace, allora, nonostante, come dicevi prima, tu parli con una certa, quasi tra virgolette, nostalgia di generazioni passate, sei uno a cui piace stare al passo coi tempi, sei uno a cui piace avere le cose precise, non dico all'ultimo grido, perché però... Ti piace, no? Anche come dicevi te prima, quando è arrivata la cosa del padel, ti è subito piaciuto andare a giocare a padel, hai sperimentato diversi sport, quindi cioè ce l'hai questa cosa di voler stare al passo coi tempi, sì, no? Sì, assolutamente, anche perché il famoso detto che si ferma muore è vero, infatti. Fare. sì, è vero. Però... Allora, tra tutto quello che hai fatto, padel, calcio, so che sei andato un po' in bicicletta, non so, hai giocato un po' a tennis, cioè di sport ne hai fatti miliardi, la corsa, questo trekking. Esatto. Cosa ti è comunque sempre il calcio che ti lascia dentro qualcosa, o hai provato a fare qualcosa dopo che ti ha portato un po' a dire: osti, ho buttato un po' troppi anni a giocare a calcio, avrei potuto fare questa cosa prima? Domandone, perché cerco sempre di trovare il meglio di ogni cosa. Il calcio è proprio una... Cioè, alla fine se cresci col calcio e arrivi a 37 anni, finisci col calcio, è una roba che ti resta dentro come se fosse un dito alla tua mano. Sì. Una parte di te. Poi quando inizi ad andare a fare gli sportini lì, e il padellino, e il trekking, sono bellissimi, cioè il trekking è quando vado con la mia fidanzata a camminare, trovo una pace, non che non mi fa girare le palle, che fa parte bisogna... del gioco, cioè io trovo una pace in montagna a camminare che è spettacolare, il padel è molto divertente, bello pimpante, ma il calcio, alla fine, quando cresci col calcio e finisci col calcio, è una parte di te, e tutto questo tempo, cioè questi 20 anni, cioè adesso io non so neanche quanti anni abbia giocato calcio, ti restano dentro, no? Fanno parte di te, fanno parte della tua anima, è una parte di te. Se giocassi a padel per 20 anni sicuramente sarà uguale, ma 20 anni a padel non ci sono ancora arrivato, 20 anni a trekking non sono ancora arrivato, a 20 anni in bicicletta non sono ancora arrivato, quindi posso solo che parlare bene del calcio perché è una cosa che ho fatto da... di più, sì.
Boh, vedremo un po'. Anche se, ripeto, come ti dicevo all'inizio, un po' di nostalgia c'è stata, una mancanza, e cosa molto, voglio sottolinearla, importante, se domani arriva uno del CSI, arriva uno del CSG, e mi dice: Ale, abbiamo bisogno di te. Vieni, serve uno, non so, fare cacciara allo Una spogliatoio. figura, ok. Ale, vieni, ci serve un terzino, siamo disperati i terzini, ci manca la fascia destra, ci manca quello che è. E viene da me e mi chiede: guarda, tu mi sono già lì con la borsa. Torneresti? Ah, certo, per fare un favore A chi ha bisogno? a chi ha bisogno, per Castelrozzoni, che sia per il CSI, che sia per il CSI. Ma questo non vale solo nel calcio, eh. Anche se ha bisogno del trasloco, gli serve la mano. Ti è pronti? No, allora, su quello devo dire che, cioè, ci credo perché so quanto davvero sei, hai dedizione per le varie Ed è cause, importante però anche quindi. riconoscere questa roba, no? Nel senso che se ti porgo una mano, perché poi è successo anche in occasioni che ho porgi delle mani e nonostante fede bene, poi Non c'è il. non è un dare per avere, non mi importa niente, non voglio avere niente perché tutto ciò che vorrei prendo, vado, me lo prendo. Cioè, non è che ti do e vorrei indietro. Riconoscenza, forse, neanche. Però sai, no, è proprio, cioè, ci sono state occasioni in cui mi hanno parlato male, mi hanno detto cose, cioè, Sì. dico, figa, ma ho fatto tante cose, tra virgolette, buone. Cazzo, cos'è? Mi Certo. merito di dirmi cose dietro le spalle così sporche, cioè, brutte, cioè, che ripeto, il buono poi esce sempre. Chiaro. Ecco, il buono esce sempre. Chiaro. E ripeto, per qualsiasi cosa, qualsiasi persona ha bisogno, io una mano gliela do. Però a volte è un po' un tabù porsi domanda che le persone non sono tutte uguali, a volte scatta questa molla che ti sparlacciano da dietro, ti mettono in cattiva luce, che non capisco il perché. Sì, è sicuramente una cosa. Però io sono sempre fiducioso, sempre abbastanza positivo e guardo avanti. Cioè, c'era qualcun altro che magari. Vero. Beh, allora io direi che questa chiacchierata, allora, a me è piaciuta un sacco, è stata proprio una delle più intense, perché ho toccato davvero, quando mi hanno detto viene Ale, ho detto. Cioè, quando mi hanno detto, te l'ho chiesto, quindi quando ho saputo che venivi, ho detto, di cosa parlerò con Ale? E i punti che avevo pensato sono usciti tutti. Questo per dire che non c'è niente di preparato, cioè abbiamo fatto Sì, proprio un'ora no, spontanea. Quindi io ti anche posso perché si solo poteva parlare ancora ringraziare. di altro per ore e Sì, ore, allora, pot esatto, all'infinito. potremmo star qua una vita, in effetti. Ci hanno consigliato Di essere di brevi. essere un po' più brevi, però questo non si può controllare. Quindi, vabbè, io non posso che straringraziarti per essere passato. Per me è stato Scusiamoci anche bellissimo. con Seminati, però Ci da scusiamo con Simone sommosso con Seminati perché lui lo voleva in coppia con Joe. Promettiamo che Joe passerà anche e poi Seminati deve Joe passare. deve passare anche Simone Seminati, altro che. Quindi lo aspetto, spero Ci scusiamo che con stia vedendo Seminati. anche Quando abbiamo questa fatto la coppia io e Mula. questa Quindi chiacchierata. scusate. Se il pubblico lo vorrà, quella doppia con Mula la faremo, ci adatteremo. E niente, io ti straringrazio a tutti, non posso che continuare a chiedere di seguirci e di darci tutto il supporto possibile, come già state facendo, perché siete davvero super, non ce lo Se Jacopo vi aspettavamo. invita, venite, eh? Esatto. Venite. Con Ale continuiamo a vederci in giro, si può dire così perché il bello è essere nello stesso paese. Sempre lunga vita al Mundialito, seguite sempre il Passa dal Mundial, un saluto anche da Ale. Lunga vita al Mondialito, un saluto a tutti, ciao e grazie.